paradossi dell'aritmetica politica. L'ipotesi di una ASL unica regionale spacca il Partito Democratico, anche in consiglio regionale ricompatti i consiglieri di centrodestra e centrosinistra a Teramani. Un fronte che va da Dino Pepe, Sandro Mariani e Luciano Monticelli del PD, a Gianni Chiodi e Paolo Gatti di Forza Italia, Giorgio Di Ignazio del nuovo centrodestra, Mauro Di Dalmazio di Abruzzo Futuro. Compatti contro la proposta, quella appunto della ASL unica, caldeggiata in particolare dall'assessore alla sanità Silvio Palucci, che assicura che tale riforma permetterà grandi risparmi di spesa con la drastica riduzione di un buon numero di manager, direttori amministrativi e direttori sanitari. Ma il timore, ribatte il fronte dei teramani, è che la sede centrale sarà all'Aquila o Pescara e dunque l'epocale riforma rischia ancora una volta di penalizzare il territorio, con la beffa aggiuntiva che i debiti dell'ASL di Pescara, 16 milioni, e quelli dell'ASL di Lanciano Vasto Chieti, 24 milioni, sarebbero spalmati anche sui conti molto più virtuosi della ASL di Teramo. Esprimo una perplessità perché da quello che mi risulta è nelle prossime ore ne chiederò contezza mediante una comunicazione ufficiale scritta ai vari manager delle quattro ASL per capire qual è la posizione debitoria che attualmente ci risulta essere notevole per l'ASL di Chieti e importante per quella di Pescara, mentre più virtuosa per quella dell'Aquila e di Teramo. Quindi su questo è la prima base di ragionamento. Poi c'è il modello delle altre regioni che attualmente una delle poche, l'unica che ha intrapreso questo percorso di unificazione delle ASL ha dovuto poi drasticamente fare un dietrofronte, ovvero le Marche. Quindi questo ci fa riflettere e ci fa capire che probabilmente dobbiamo meditare moltissimo e dobbiamo prestare molta attenzione perché parliamo di un qualcosa che rappresenta quasi la totalità del nostro bilancio regionale, ovvero la sanità. La nostra vera paura è che la provincia di Teramo, in questo caso, ma anche gli altri credo che le siano contrari anche per quanto riguarda le altre province, avere meno rispetto a chi avrà la direzione generale. Per cui crediamo che sulla sanità, anzi siamo convinti che la sanità non ci si può più scherzare, non si possono più. Che interlocuzione c'è tra con i consiglieri regionali del centro-sinistra e questo può avere delle ripercussioni poi sugli equilibri della maggioranza? Beh, io mi auguro innanzitutto che non si arrivi in aula, ma che l'assessore Palucci, il presidente D'Alfonso, in questo momento commissario per la sanità, visto che siamo una regione commissariata, non vadano alla prova dell'aula, ma che ci ripensino prima e che lascino sui territori ancora la gestione della sanità, perché se possiamo essere d'accordo per esempio per un centro unico di prenotazioni, siamo d'accordo per fare un bando di gara unico per l'acquisto delle macchine, quindi fare l'analisi, va benissimo, però dopo sul territorio deve lavorare chi il territorio ben lo conosce e non è possibile, come si fa molte volte da Roma o diciamo in altre questioni, gestire un territorio solo sotto il profilo numerico